che viene questa seduta? Come fai a descriverlo? Non ci riesce a descrivere le proprie emozioni per il momento. Però si riesce a intuire. È un momento incredibile, è come un sogno. Sono in finale, ho battuto Serena. Scusatemi. È un momento straordinario. Ci sono così tante cose che mi passano per la testa. Una partita fantastica, ho perso il primo. Ho cercato di rimanere agganciata ad ogni punto. Quando ho servito per il match tremavo tutta, mi dicevo è impossibile, e ho cercato di mantenere la concentrazione. Non dovevo pensare a Serena, che è una giocatrice pazzesca, incredibile, è il più bel momento della mia vita. E direi che potrebbe anche chiudere così l'intervista, ha detto tutto. Gesto che aveva già fatto nel corso del terzo set dopo un bellissimo scambio chiuso a rete. You were a 300 to 1 underdog. Eri data a 300, vuol dire che con un euro ne vincevi 300. Coach, hai sentito? Quanti soldi ho vinto? Non credo. Non si può scommettere su se stessi. Quando ti sei svegliata questa mattina, hai creduto che questo momento fosse possibile? Davvero? No? Mi sono svegliata, mi sono detta, ok, oggi c'è la semifinale, goditela, non pensare a Serena, divertiti. No, non mi aspettavo che avrei visto. Più ti avvicinavi al successo, con cosa hai dovuto combattere oltre a Serena? Alla fine entravamo sotto pressione. Niente di particolare. Mi sono detta, metti la palla in campo. Cerca di mettere tutte le palle in campo, non pensare a Serena che sta dall'altra parte della rete. E corri. Palla in campo e corri. Una delle cose che hai detto, per prima cosa, una delle prime cose che hai detto è stata scusatemi, perché? Beh certo, per gli statunitensi, per Serena, per lo Slam, però oggi è la mia giornata, mi spiace. Beh, sta conquistando veramente tutti con questa intervista a Roberta Vinci dopo averlo fatto col suo tennis. Potrei chiederti di Flavia, però non è giusto. Finale tutta italiana, stupendo. Che cosa lo renderà reale questo momento? Non lo so. Altra domanda, per favore. Ultima. Che cosa ti rende più orgogliosa?
me stessa, la mia tenacia, il mio gioco. Voglio ringraziare il mio team, il mio allenatore. Grazie mille. Sono davvero felice.